immagino. Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Giovanni Guzzetta, costituzionalista, per parlare del referendum Calderoli, che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, che l'ha considerato inammissibile. Guzzetta, insieme a Mario Bertolissi, ha rappresentato davanti alla Corte Costituzionale i promotori del quesito referendario. Allora, se l'aspettava? Beh, diciamo, era tra le opzioni possibili, diciamo così. Il fatto che la Camera di Consiglio sia durata così tanto mi fa pensare che comunque, insomma, mi conferma che la questione era molto complessa e controversa, che non è stata un'iniziativa avventata, ma consapevole, con degli argomenti a proprio favore, se no non ci sarebbe stato tutto questo dibattito nella Camera di Consiglio. Dopodiché il resto è difficile da dirsi perché, insomma, se non si leggono le motivazioni, il percorso argomentativo della Corte non si può immaginare. Insomma. Ecco, la motivazione che fosse eccessivamente manipolativo, diciamo, non si è nemmeno voluto tenere conto del fatto che lo avevano presentato numerose regioni. Ma il fatto che l'abbiamo presentato in una delle regioni non rileva sul tecnico, è un fatto politico. L'eccessiva manipolatività è un'affermazione, come dire, astratta, bisogna vedere in che cosa la Corte ha visto questa eccessiva manipolatività. Noi siamo convinti che non fosse così e soprattutto penso che la Corte avesse un'alternativa, che era quella di affrontare il nodo di questa giurisprudenza sull'autoapplicatività, che ormai è diventata una camicia di nesso per il referendum, soprattutto perché il legislatore, come dire, ha mangiato la foglia, quindi sa bene che ormai deve confezionare le leggi in modo tale che non possano essere oggetto di referendum. Il Germanicum, diciamo, ne è la prima prova, perché il Germanicum scompaiono i collegi uninominali e quindi un referendum per l'uninominale non sarà mai più possibile, almeno se questa legge entrerà in vigore. Senta, quando lei qualche giorno fa ha letto le valutazioni di Cassese, che cosa ha pensato del professor Cassese? Beh, diciamo, ovviamente Cassese è un autorevolissimo giurista, no, non ero d'accordo nel merito, perché io ho un'opinione diversa, però insomma, rispettabile quella di Cassese, penso e ritengo rispettabile anche la mia. Certo, senta, è sostenibile politicamente il proporzionale al 5%, con uno sbarramento del 5%, con una riduzione così marcata del numero dei parlamentari? Ci si riuscirà secondo lei, oppure si tratterà sulla soglia di sbarramento? Insomma, come considera, insomma, lo scenario che si è presentato in Commissione Affari Costituzionali, dove non c'è una proposta di maggioranza? Ma guardi, non, veramente è difficile fare previsioni in un contesto politico così in fibrillazione, in cui ogni giorno ci sono, come dire, segnali di cedimento e poi di nuovo ricongiungimenti. Insomma, mi sembra tutto talmente imperscrutabile che non sono in grado di fare riflessioni. Certo, un paese come l'Italia, con il sistema dei partiti ormai quasi praticamente tutti, diciamo, destrutturati, e un sistema proporzionale, se guardiamo alla nostra storia, ci dà abbastanza chiaramente l'idea di quello che succederà, cioè avremo, come sempre è stato, tranne in alcuni periodi, avremo situazioni di parlamenti in cui le maggioranze si fanno, si disfano, i partiti nascono, muoiono, si creano aggregazioni che i cittadini non hanno votato. Insomma, è il parlamentarismo ottocentesco e novecentesco che abbiamo conosciuto, fragile, frammentato, instabile. L'Italia credo che sia l'unico paese tra quelli occidentali che non ha mai avuto un governo che è durato 4 anni di fila. Quindi È il governo Berlusconi del secondo Mattarellum. non è arrivato a 4 anni, non è arrivato a 4 anni. Però, insomma, c'è rimasto lui per due governi, per tutta la legislatura. Si è arrivato vicino e ha fatto 2 governi, appunto. Però un governo che sia durato 4 anni non c'è mai stato dal 1861 ad oggi in Italia. E allora c'era il maggioritario, con una base elettorale un po' più.
un po' più, diciamo, ristretta. Era un sistema censitario, diciamo la verità, e quindi non si può, cioè, in un contesto omogeneo politicamente il Parlamento diventa il luogo in cui appunto si fanno accordi, eccetera. Nella democrazia di massa le grandi democrazie sono democrazie competitive, a volte anche con sistemi elettorali proporzionali, ma non è questo il caso dell'Italia. L'Italia non è riuscita a esserlo col sistema proporzionale, col maggioritario è durato troppo poco perché si consolidasse questa. Ma sono, queste sono riflessioni che lasciamo agli storici. Certo. Senta, l'ultima considerazione, adesso secondo lei che cosa succederà nel referendum? La situazione si ingarbuglierà per il referendum confermativo? Prevede il caos oppure riposizionamento di qualche... No. Ma io non credo, mi pare che il referendum confermativo, diciamo, goda almeno nei pronostici di una maggioranza talmente ampia che non credo che ci saranno dei riflessi. Diciamo che insomma, se la grande aspirazione alle riforme istituzionali italiane si esaurirà nella riduzione dei parlamentari, non credo che ci sia molto da essere soddisfatti. I problemi, al di là del numero dei parlamentari, i problemi del sistema di governo italiano sono talmente profondi, chiari, noti e importanti che insomma, non ci si può consolare solo per il taglio dei parlamentari. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il professor Giovanni Guzzetta che ha seguito il quesito referendario alla consulta sul, appunto, il referendum Calderoli, che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, che lo ha dichiarato completamente inammissibile. La ringrazio. Grazie a voi.